Una settimana praticamente dedicata al fiore, però in questo weekend ancora di più, dietro di lei delle splendide composizioni e già tanta gente in visita. Sì, sì, noi apriamo la villa alle 10 del mattino, ma già dalle 9 la villa comincia ad essere invasa dai visitatori. Quest'anno siamo stati anche fortunati, perlomeno sul sabato, per il meteo favorevole, c'è già tanta gente, siamo di fronte alle installazioni dei comuni che da noi sono sempre graditissime. Quest'anno hanno partecipato 17 comuni del bacino sanremese e questo per noi è motivo, diciamo, di orgoglio, ma ci dà anche delle prospettive per il futuro molto buone, perché riusciremo a riempire veramente tutto il parco di Villormont, che è di alcuni ettari, nei prossimi anni. Una manifestazione che fa da trade union con i carri fioriti, anche in funzione del fatto che ci sono presenti altri comuni, non solo Sanremo. Beh, assolutamente sì, io penso che siano due manifestazioni compatibili. Ho visto recentemente che anche a Mentone hanno spezzato in due periodi le attività, quindi potrebbe avere una sua logica. Noi avevamo iniziato a fare questa manifestazione contestualmente al Corso Fiorito, poi abbiamo pensato che il parco dovesse essere vissuto in una stagione più adatta, quindi con più caldo, in modo tale da poter fare eventi dal vivo. E quindi abbiamo deciso, ovviamente coordinandoci con il comune, che è il nostro principale sostenitore, di posticipare la data di Villormont in fiore e di mantenere a marzo il Corso Fiorito. Anche se siamo nel pieno della manifestazione, c'è già qualche idea nuova per il futuro? Ma sicuramente, vista la crescita dell'operazione fatta coi comuni, espanderemo il discorso installazioni dei comuni. Una cosa che stiamo testando è fare anche una parte commerciale, senza peraltro rinunciare a contenuti molto forti, perché tante manifestazioni poi si risolvono in mercatini, non vogliamo che sia quello, però probabilmente anche la parte di compravendita sarà presente in modo più massiccio nei prossimi anni. Per il momento abbiamo fatto tre poli, quello dedicato alle rose, quello dedicato alla lavanda e quello dedicato al luppolo. Quindi i nostri tre protagonisti dell'anno sono questi. L'anno prossimo nulla vieta di aprirci alle succulente piuttosto che al fiore reciso, piuttosto che ad altre cose. Una cosa che il pubblico chiede, hanno tutti piacere di portarsi via un pezzettino delle manifestazioni quando ci vanno. Anche la regione è vicina a una manifestazione che, tra l'altro, basta guardare dietro di lei, è già presa d'assalto. Assolutamente sì, non poteva mancare né la presenza né il partenariato di Regione Liguria in un'iniziativa di questo tipo, volta appunto a far conoscere quelle che sono la nostra biodiversità, ma soprattutto le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, soprattutto in campo di fiori. Quindi benvenga un'iniziativa di questo tipo, che è alla sesta edizione, mi pare di ricordare, coinvolge 17 comuni da qualche anno, quindi è un evento importante e soprattutto si sposa con l'iniziativa di Regione Liguria alla misura 10.2, che finanzia appunto risorse. Ancora recentemente abbiamo finanziato una misura di 335.000 euro, proprio volta a costituire dei partenariati tra aziende private, aziende e soggetti pubblici a livello provinciale, volta a recuperare il più ampio numero possibile di particolarità genetiche che abbiamo sul territorio e soprattutto incentivare anche l'iscrizione all'albo nazionale dell'agrobiodiversità per quanto riguarda il nostro patrimonio genetico in materia di fiori. Quindi tutte iniziative importanti e lodevoli che godono sicuramente della partecipazione di Regione Liguria.